docufilm che è stato presentato oggi è un'ulteriore testimonianza di ciò che è accaduto in quella terribile stagione stragista che ha sconvolto il nostro paese e non solo la mia famiglia. Ritengo che questa sia un'ulteriore forma tra le tante che si sono attivate per diffondere la memoria e tenere sempre acceso questo fuoco, soprattutto tra le giovani generazioni, che sono quelle che probabilmente proprio per la purezza che le contraddistingue, per il fatto che sono nate dopo, possono veramente farsi latori di un messaggio costruttivo che possa da quelle macerie ricominciare da capo per portare avanti l'immagine di un e non solo l'immagine di un futuro migliore. Io sono certa che quelle morti non sono accadute invano, perché altrimenti saremmo pervasi dalla disperazione. E invece questo è un messaggio non disperato, ma un messaggio di speranza che parte però dalla conoscenza dei fatti, che non possono essere soltanto consegnati ai libri di storia in maniera fredda, ma devono essere raccontati anche con immagini di quel periodo che molti cronisti abili sono riusciti anche a cogliere, ma soprattutto attraverso la voce dei testimoni, così come questo docufilm è inteso fare. Yeah.